Buongiorno, buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti. Si è affacciato anche un piccolo cane. Piccolo cagnolino avvistato. Buongiorno, mischia! Con affetto e con amore è arrivato Giugiolone. Buongiorno, mischia! Ah, facci tutto. Con affetto e simpatia, che arrivano i miei, buongiorno mischia. Come dice la canzone? No, non ci mancherò. Questo qua ormai ci ha preso l'abbonamento. Forza! Su, abbiamo preso l'abbonamento a dormire con me? Forza! Devi dormire nel tuo letto. Con affetto e simpatia, titarira titari, duradira da da da, giorno pischiria. Bello, io so solamente buongiorno. Che c'è, volevi fare un sbadiglio, volevi fare? Così, una cosa grande per me. Adesso prendiamo i panni per Jacopo. A Cristian gli avevo preso il pantalone, ma niente, non va mai bene quello che gli prendo, quindi adesso Cristian si alza e se lo prende da solo, si prende da solo i panni. Allora Jacopo gli mettiamo queste cose qui e la giacchetta che non so dove abbiamo messo, cioè guarda, ieri ce l'ho messa io appesa, eccola qua infatti. Allora, abbiamo preso anche i calzini e la mutandina e siamo a posto. Ora, mamma, ho già felicità! Forse! Maronna, come mamma fa qua la mattina? Non si vogliono svegliare, non si vogliono svegliare in nessuna maniera. Ha voglia di urlare, di... con la calma, cioè con... capito? O con la calma, o se urli un po' di più, niente, ragazzi, non svegliate. Io mo, sai che faccio? Comincio a pulire un po' il bagno. Me ne faccio qualcosa, anticalcare e candeggina, soliti prodotti. Vado a cominciare, anche se questo qua si è rotto, però lo sto consumando togliendo il tappo e buttandolo direttamente sullo straccio, che purtroppo niente, si è rotto, ci si qua che spruzza. E quindi me ne approfitto, pulisco il bagno. Ah, sto qui. Che palle. Allora, vediamo un po' lo scarico. Ma vado a buttare questo. E buongiorno nella mia vita di casalinga. Ecco, tamma la candeggina. Mentre che i miei figli si svegliano, raga, io mi sono pulita pure i bagni, gli asciugamani ancora non li cambio perché i bambini devono lavarsi prima i denti e poi dopo appunto vado a cambiare. Questi ieri Jacopo con i colori, si colora sulla mano, poi fa un casino. Comunque ho dato una pulita qui al bagno e ho pulito anche, niente, ho chiuso pure già quest'altro bagno. Ma faccio i lettini, ti è ma fa vestirci, non io. Vediamo un po'. Sono le 7:19, questi telefoni di Shanna, di Shanna. Dice, i sendacist, grazie. I sendacist, grazie.
E niente, mo metto a fare i letti qua e poi dopo ce ne andiamo. Come vuoi dopo Panina? Chi sa Panina, zip? Cotto, mamma. Mamma, il cotto ho detto. Chi sa, il cotto l'ha mangiato già ieri. Yeah. Cotto. Ci sta salame, prosciutto cotto, cotto, mortadella. Ho detto cotto. Una da volta. Cotto. Aspetta, mi ero incantata mortadella, un attimo. Mortadella. Mortadella oggi. Vabbè. Vincere pure a te, a zeppo la mortadella. Mero. Oh, è una novità per la zeppo la mortadella. Che deficiente. Pure a te il panino con la mortadella. Che Cristi ha scelto mortadella. Questa cosa dici. Giusto. Vabbè, qua siamo di salame oggi. Chissà, allora ho voluto salame, facciamo una cosa. Me la signora non apri cimbiscioni. Mo decidiamo, eh. Piace 4 sedie, che devo fare? Quest'altra la sera la aggiungiamo, tanto a pranzo siamo 3, quindi 4 sedie vanno bene. Ho tolto anche questa stoffa da sotto le sedie, ragazzi, perché è tutta rovinata e devo comprarla nuova. Poi questo qua lo facciamo da dopo, non so come è andata. Profumo. Lo butto pure il secchio fuori. Spruzzo questo profumo che ho preso dai cinesi. Lo vado a spruzzare pure di là e vado a portare questo nella cesta dei panni. Ecco, ho messo pure la carta igienica. Pulita. Cioè pulita, l'ho messa a posto. Che c'è, ma usciamo, sì. Però che siccome è contenta che dobbiamo uscire. Come è contenta che dobbiamo uscire. Vero mamma? E ci deve far passeggiare? Sì, i culina. Metti il guinzaglio, eh? Prendi il guinzaglio. Prendilo giù, eh? Ecco. Basta profumo, sennò qua moriamo in doscicodi. Allora, mettiamo le scarpe, prendiamo il guinzaglio a mia. Io devo comprare pure la pettorina, raga, è tutta rotta. Ma vediamo se riesco. Passo un attimo dai cinesi. Ora sono l'una. Ah, sta pure la cinese qua giù, casa mia. No, perché è pericoloso, pure mamma me l'ha detto, eh. Tutta rotta, guarda qua. Vedi? Questa, allora. Mo che faccio? Vabbè, mo metti questo. Tanto la macchina ce l'ho appoggio, quindi non dobbiamo andare in mezzo alla strada. Aspetta, ma ecco. La corda qua, il guinzaglio, per forza questo, perché quella di stoffa si li mangia. Ma vera mammi, cade in mano, ci sta con ella. Ecco, vado a portare il secchio fuori, che cretina. Ora andiamo. Abbiamo messo pure il giubbottino e... Ah, eccoli qua i miei occhiali, stavano dietro al caffè, giustamente io non li trovavo. Vado a prendere i bimbi e se tutti e due si sono comportati bene li porto al McDonald's, perché dovevamo andare già l'altro ieri, però Vincenzo ha preso un bruttissimo voto e fece una cosa, insomma, insieme all'amichetta hanno citofonato a sta persona e a sta signora che è uscita fuori in casino, eh? E quindi non si fa punizione e non li portai al McDonald's. E ieri poi Vincenzo ha preso un bellissimo voto all'interrogazione di arte e quindi volevano andare già ieri, ma io ieri già avevo cucinato e quindi andiamo oggi sperando che quando li vado a prendere non abbiano combinato nulla. Comunque qui ci stanno già dei regalini, queste belle composizioni ho fatto io, brava, e me ne vado, ragazzi, devo buttare pure un attimo sto spazzatura. Andiamo, Mia è pronta, dove sta Mia? Sta qua, Mia già sta pronta, vedi? Io non l'apro la porta, tu che fai? Andiamo? Dici, mamma, se non apri, dove cavolo andiamo? Hai ragione, hai ragione. Andiamo. No, 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 stavo scherzando, siamo a casa, dai.
Mo mi siedo sul divano. Ah, io faccio ninna. Sei incazzata. Lo vedi perché c'ha quel socco d'acciaio? Che dici? Famo ninna, su, ninna. Ma dici a ma che sei cretina, tocca andare via. Guarda sto guinzaglio, va. Guarda adesso come magna. Che giugioloni sgrandi. Attento, mantieni a mia, vince. Andiamo, eh? Cioè, raga, siamo tornati adesso. Qui giù da me ci stanno dei negozi, no? E vicino a queste vetrine c'era un signore, poverino. Voleva cercare di vedere dentro. Si è andata vicina troppo. Ha fatto brung, ha fatto testa e vetro. Ah, ve lo giuro, mi sono pisciata sotto dalle risate. Non si fa, ragazzi, però... non gliel'ho fatta. Cioè, veramente è stata troppo forte la scena, perché poi ho visto tutto, hai capito? Ho visto tutto e quindi... oddio. Madonna, questo tabacco fece meno che sì, l'endastema, l'ormaggio, tutto della vadra, il peri del cane, tutto. Comunque, niente, per me sono a prendere i libri, mo li accompagno al dopo scuola. E è tardissimo, raga, perché Cristiana alle 4:30 doveva stare a casa di una sua amichetta che stanno facendo sto cartellone, e non riesco, quindi sicuramente andrà in ritardo di un'ora. Però insomma, come devo fare? L'ho portati a suo cavolo di McDonald's, oggi non ci voleva proprio. Vabbè, ma aspettiamo che scenda, compagno, allora vado più a Iago, poi ritorno a casa, poi mi chiamano, scendo, poi rivengo a casa, e poi stasera riscendo che Vincenzo dà la festa di compleanno. Mia preferita. Ti piace questo regalino? Non è una macchina, è un camion. Ti piace? L'ho presa lì, te lo fai vedere, è di legno. Fai vedere, mamma. Qua, di qua, la telecamera. Vedi che carino, è tutto di legno. L'ho pagato 6 euro. Ora vi faccio vedere invece cosa ho preso di qua. Praticamente mi sono fermata a Lidl perché una ragazza mi ha consigliato su Instagram praticamente dei dei profumi equivalenti, diciamo così, no? Niente, oh, i profumi per donna terminati. Sto facendo proprio i pisotti, che botti che fa. Uff. No, così, aspetta, faccio... oh, fermo, se no rompi il camion. Allora, questo qua non c'è bisogno del coltello. Aspettate un attimo. Comunque sono carini, sono in legno e sono fatti veramente molto bene. Mamma, lo chiedimi quando c'è l'ora. Poi ho preso il detersivo per la lavastoviglie in offerta a 2,79 euro, e ho preso il brillantante, che non ce l'ho, io stavo arrangiando con l'aceto. Va ugualmente bene, però è meglio il brillantante. Ho preso l'alcol, 2 euro, prezzo super ottimo, perché pure i cinesi ce l'hanno a 2,80 euro all'incirca. Questo qua è da un litro, quindi il prezzo 2 euro, top. Le patate per fare pasta patate e provola, quando non in Italia vuole venire a farci questo pasta patate e provola. Sono questi lecca lecca al cioccolato, ragazzi, ve li straconsiglio, perché sono, cioè almeno... detto da loro, sono buonissimi. Io non li mangio perché non mi piacciono. Te. Ok. Però basta cioccolatini. Quanti ne vuoi mangiare? No, mica puoi mangiare un altro e basta. Non è che devo mangiare tutti i cioccolatini, belle mamma. Per terminare, mi sono presa i pistacchi pure. Questi qua non sono i salati, cioè erano sia salati e sia non salati. Io l'ho presi non salati. E c'è scritto non salati. 2,69 euro. Poi raga, mi sono presa una bella maschera per i piedi. E per terminare queste ultime due cose, allora, merluzzo, questo qua così da fare stasera in friggitrice ad aria e stop. E poi ho preso questa crema che la mia amica Mary su Instagram, questa qua è una crema per i piedi, però lei l'ha utilizzata, aspettate per scacciare il telefono, ok, è un po' più pulita. Lei l'ha utilizzata per le mani e la consiglia tantissimo, perché infatti è per la pelle molto secca e dice che è veramente una bomba. All'interno c'è il 10% di urea, non so che prodotto sia,
E questo è, raga. Quindi dovevo prendere questi due profumi che mi ha consigliato sta ragazza su Instagram. Niente. Oh, i profumi per donna non ce n'era neanche uno. Uomo c'erano, ma non, cioè, non l'ho preso. Che perché quello che mi ha mandato lei non c'era, ma c'era un, altri tipi. E quindi ho evitato i profumi, non l'ho presi proprio. Vediamo, mi lavo un attimo le mani e basta. Guarda, buttali qua, mamma, nel centro, nel portacosto, stai? Qua dentro. Ecco, ecco. Ma bella, stamattina me ne sono nata, ho lasciato tutta la casetta pulita, sistemata e in ordine. Raga, ho finito ora di mangiare, sono le 11, perché stasera sono andata, vi ho messo proprio un pezzettino di clip alla Via Crucis. È iniziato, cioè doveva cominciare alle 8, fortunatamente raga sono andata proprio precisa, ha cominciato alle 8:20 e comunque insomma mi sono fatta la Via Crucis, sono andata solamente io, Vincenzo sta al compleanno e dopo... Dopo lo accompagna, cioè me lo porta il papà di una bambina che abitano qua, insomma, vicino a noi, nella stessa stradina. La festa di compleanno. Per le 11:15. È il papà di un'amichetta. E quindi, niente, raga, Vincenzo là, io sono andata via Cruci, sono tornata alle 10:30. Mi sono fermata a prendere pure i cornetti. Ma perché... Madonna, adesso hai avuto un prurito. La mamma la sarà la nostra casa. Sto vedendo stasera tutto è possibile. No, stasera tutto è possibile, oddio, felicissima sera. E poi questi sono i cornettini e la zeppolina di Giuseppina. Donna, raga, quel profumo. Giorno dopo, ragazzi, ho fatto già colazione. Latte e ho mangiato degli avanzi piccolissimi dei cornettini di ieri e figuratevi, ho preso anche qui biscotti ma non ne ho mangiato neanche uno e mi sono fatta la mia solita tazza di latte e lo fanno starnuto. È passato, c'ho solamente tutto quel freccichio. Oggi voglio, aspetto che si fa orario, insomma, me ne vado a messa. Oggi voglio assolutamente pulire fuori il terrazzo, insomma, il balcone, perché è veramente messo una schifezza. E quindi oggi voglio proprio dedicarmi alla pulizia del balcone fuori. Mo' mi vado un attimo a mettere un po' la crema in faccia e tutto quanto. Tanto raga, non mi trucco. E ho lavato già la faccia. Che faccio? Prima la lavo un po' con l'acqua calda, tiepida. Poi vado a scalare, capi? Da calda passo a tiepida, da tiepida a semifredda, da semifredda a fredda. E quel freddo, ragazzi, è una botta. Cerco di lavarla con l'acqua fredda, ma si congela. Preso il Vim, vado a pulire un po' i bagni e poi tra poco me ne vado, insomma. Mo do un attimo la pulita al bagno, quello là, diciamo buono, il bagno degli ospiti, e poi dopo me ne vado. Vi ritorno a casa, mi sono presa il mio caffè ed ora sono direttamente venuta in bagno per andare a pulire questo bagno qua. Stamattina ho pulito un po' il WC, però il problema è che con i bambini si sporca in continuo. E quindi niente, raga, mi metto a pulire lì il bagno. Di là l'ho pulito già, l'ho chiuso a chiave, ma non so, ancora non ho controllato se lo hanno aperto. Hanno coperto il spazzolino. E nada. Aspettiamo che esce l'acqua calda. Apri ancora tutte le finestre, Giuseppe sta ancora dormendo, i bambini tutti svegli.
libro del nasino. E niente, raga, questo è ho cominciato da mo stamattina. Beh, lì mi ero messa la sveglia alle 8 e che alle 6 e mezza stavo già sveglia. Perché? Perché è suonata la sveglia di Giuseppe. E 6 e mezza mi sono svegliata io e non lui. Un po' di tempo. E dimmi il numero. Allora oggi è 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fra 15 giorni. Voleva sapere più o meno fra quanto viene Pasqua. No, che vuole aprire le uova di Pasqua. No, io allora, raga, il mio pranzo oggi mangio per prima. Velocissimo, la scatola di tonno. Se mi ricordo vi metto la foto. E che cos'è? Quella della Rio Mare. Ma non ti piace il peperone? Sì. Il pepe? E devo dire che è veramente buona. Stiamo aspettando a Vincenzo. Ma così non immagino. Stiamo aspettando a Vincenzo, che è andato a casa di un'amichetta a fare un progetto. Ancora ne è venuto, sono l'una e mezza. Me l'ha dati 2 euro. Me l'ha dati 2 euro. 5. Ragazzi, stasera siamo andati a mangiare la pizza. Madonna, non c'è neanche la faccia bianca, brutto proprio. Siamo andati a mangiare la pizza. Io e Giuseppe stiamo qui a tavolino. Invece i bambini si sono messi in disparte. Si sono voluti mettere lontani da noi. Poi faccio vedere la pizza che mi sono presa. È buona, mi sono fatta fare due gusti. E pure Giuseppe si è fatto fare due gusti. Io con la mortadella. Questa è la mia. Questa è quella di Giuseppe. E questa è quella di J.P.O. E Cristian ne ha voluto restare lì in solitario. Madonna, che panino, Cristian. Mettiti vicino a noi. Ha cambiato idea. Però lui è qui, fammi avere sto pan. Chissà, fammi avere sto panino. Ah, facci un carmelignos. Ragazzi, questa è la mia dimensione di panino che di solito mangio. Eh certo, a pranzo, mazza. Questa è un caponcello, come si chiama? Mamma. Raga, come sempre vi saluto il giorno dopo, perché ormai penso che mi avete conosciuto. Insomma, mi dimentico sempre di chiudere i vlog, i video. Quindi vi saluto, se Dio vuole ci vediamo domani con un nuovo video, con un nuovo giorno, quindi vi aspetto, ma vi aspetto anche su Instagram perché comunque viviamo insieme giorno per giorno, quindi senza attese. Ci vediamo domani, un bacio grande grande, io sto prendendo il bagno e a domani un cuore per voi, ciao!